Buongiorno a tutti e bentornati alla rubrica Genitori che portano il cambiamento. Io sono Federico Parena, porto avanti il progetto Genitori al contrario, Family Revolution, e oggi abbiamo con noi Nan Cosman. Ciao Nan. Buongiorno, ciao Federico. Ciao. Bello di essere qui. Nan è una coach per gli adolescenti e anche per i genitori, porta avanti il progetto che si chiama Unite. È autrice di questo libro, eccolo qua, Quello che i ragazzi non dicono, che è un libro che dà voce agli adolescenti e insegna ai genitori come stare vicino ai figli che crescono. Okay. Dimmi Nan se ti ho introdotto bene, insomma. Sì, assolutamente. Tanto adesso avrai modo di parlare di te attraverso le domande che noi facciamo. Facciamo tu sempre le stesse domande agli intervistati, in modo da avere sempre un obiettivo fisso e che le risposte degli intervistati facciano vedere le varie sfaccettature della propria professione, della propria vita, della propria esperienza genitoriale. Naturalmente, Nan è mamma. Di tre figli, vuoi dirci nomi, età, Nan? Il più piccino ha 7 mesi, il più grande 14. Quindi, abbiamo un po' di differenza, E insomma, quello di tra ogni 12. mezzo? 12, perfetto, perfetto. Sì. Allora, Nan, senti, hai voglia di dirci qual è l'obiettivo del tuo lavoro, o meglio, l'obiettivo della tua missione? L'obiettivo della mia missione è iniziato tanti anni fa con l'idea di portare più consapevolezza ai ragazzi di oggi, perché la nostra missione è chiaramente gli adolescenti, parlo soprattutto, gli adolescenti creano il nostro futuro, non solo il nostro futuro come siamo noi oggi, per il nostro futuro, ma anche per loro, e c'è tanto bisogno di questa consapevolezza, di non seguire automaticamente il flusso, ma di sviluppare loro stessi, le loro capacità, i loro talenti, i loro sogni, su tutto quello che vivono oggi, ma anche per il futuro di domani, insomma. Quindi la nostra missione è di guidarli in questa consapevolezza, e di affiancarli nel loro percorso per il futuro. E questo è come si dice, è un passo legato a tanto, perché chiaramente lavoriamo con le famiglie, lavoriamo con loro, lavoriamo con le scuole, cioè è tutto un campo enorme, no? Alla fine che viene fuori partendo da uno. In che modo lo fate? Cioè, Wow! attraverso quali strumenti? Attraverso strumenti, beh, a parte che facciamo il coaching one-to-one, noi abbiamo dei programmi per le scuole, facciamo dei seminari, dei weekend, dei campus estivi, cosa facciamo altro? Sì, noi abbiamo un gruppo interno, facciamo varie cose dove li seguiamo dal vivo, ma anche direttamente come facciamo noi oggi, insomma, virtuale, Ah, in questo perfetto. modo qua. Attraverso tutti gli studi che sono fatti, insomma, li guidiamo con le esperienze e metodi un pochettino più moderni, se le possiamo chiamare, insomma, della vecchia metodo scolastico, insomma. Sì, certo. Diciamo che vi state mettendo al loro passo, no? Sì, Dato che loro ormai sì, sì, sì. sono nati con i social, con la digitalizzazione, per cui no, non possiamo pensare che si possono usare gli stessi strumenti che si usavano 30-40 anni fa, ecco. Infatti, credo che è proprio anche questo problema un po' di oggi, no? Lo scrivevo ieri anche sulla mia pagina, cioè la scuola vuole rispetto, ma la scuola non porta rispetto, siamo un po' come 50 anni fa, quindi non ci adattiamo al futuro, adattiamo al giorno di oggi. E questo credo che tantissimi adolescenti di cui noi lavoriamo anche vanno in conflitto, non sono più motivati, non vanno neanche all'università o smettono la scuola prima, si annoiano, cioè noi lavoriamo molto su quel pezzo lì, perché la scuola non risponde su questo oggi, e non voglio generalizzare, però noi lavoriamo in Olanda e in Italia, vediamo una grossa differenza, come i ragazzi di oggi, quello cattivo, quello sbagliato, lo vedi già da piccoli, no? Tuo figlio è... No, mio figlio può anche essere molto intelligente, ma non sta nella società di oggi. Quindi, se non rispondiamo come si deve, chiaramente lui troverà altri modi che non sta dentro il quadro di oggi e viene, come si dice, descritto come uno che non ci sta dentro la società. Ma non è così, cioè dobbiamo osservare un po' meglio, insomma, credo. Certo. E senti, ma parlando
più di te, no? Del tuo essere genitore. Come si concilia questa tua missione con il tuo essere genitore? E quali contributi positivi sta apportando la tua famiglia? Alla mia famiglia? Mm-hmm. Ma credo che io per primi sono molto più consapevole. E se essere consapevole come genitore, riflettere molto su di me, cioè questa è una cosa che ci tengo molto, di autoriflessione sul genitore, di come ogni giorno ripasso o passo insieme con i miei figli, per me è molto importante. E questo chiaramente il mio lavoro influisce molto, perché vedo delle cose, dico ok, come posso affrontarlo, come lo farò o come lo faccio oggi come family coach nelle famiglie, come lo faccio nella mia famiglia. Quindi è un'influenza positiva, ma a volte anche no, devo dirti, perché chiaramente vedo delle cose, vivo delle cose con i ragazzi di oggi, che a volte, per questo dico, l'autoriflessione è molto importante, perché vedo delle cose veramente gravi a 10 anni, già bambini di 10 anni, 11 anni, dico oh, spero che mio figlio certo. Cioè, che non arriverà a lui, quindi devi anche stare 3 volte più attenta come ti approcci con loro. Ma credo fino ad oggi, e spero, ma me lo possono confermare solo loro, che quello che faccio, quello che ho studiato, quello che ho creato in tutti questi anni ha un buona influenza sulla famiglia. E quindi, però lo possono dire solo loro tra 10 anni, credo. Certo. E appunto, come dicevamo, appunto, loro sono il futuro, no? Quindi sì. Anche noi, in Genitori di un Nuovo Mondo, abbiamo scritto proprio nell'introduzione che il compito del genitore è quello di accompagnare nella creazione i ragazzi del loro futuro, che poi sarà anche il nostro. Però avere ragazzi che sanno gestire le proprie emozioni, che imparano l'empatia, ad ascoltare il prossimo e portare avanti i propri desideri, i propri progetti, questo può dare una direzione nuova al mondo, anche se può essere una piccola percentuale di questi ragazzi che poi effettivamente va a, diciamo, nei posti cardine di leadership, no? delle associazioni, dell'organizzazione, ma anche dello Stato, ma fatto sta che se una piccola percentuale va con forza verso una direzione, comunque ha la capacità e la forza di trascinare tutto il resto o parte del resto della popolazione verso una direzione che sia adeguata e sostenibile per il futuro. Sì, 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 sì. Sì, sono molto d'accordo con te. Vedo anche nel nostro piccolo, noi ne vedremo, credo, 500-600 ragazzi all'anno. E la cosa bella che ognuno dice, guarda, io posso togliermi la maschera, perché parliamo un po' di questo, no? Di essere me stesso. E con questo essere me stesso, di creare più forza per se stesso, tirare fuori quello, anche in classe stanno meglio, perché capiscono certe dinamiche e che fino ad oggi non vengono spiegate molto bene. Quindi anche questo fa parte un po' della nostra missione, guidarli, rispondendo alla loro domanda di oggi, ma non per dire cosa devono fare, ma guidarli verso una direzione dove tirano fuori loro consapevolezza, come dici anche tu, come si dice, loro sogni di andare anche dietro quello che vogliono veramente, non automaticamente seguire quello che c'è già. Esatto. La sfida è un po' in questo, che la società, cioè, nostra missione è quella, arrivare a quel punto della scuola, per arrivare a quel punto, per dire ok, la materia crescita personale dovrebbe assolutamente essere inserito, ma ci vorrà ancora tanto, perché devono prima adattare tante altre cose, no? Cioè non è una cosa così semplice. Certo, diciamo che loro potrebbero diventare all'interno delle classi anche una sorta di facilitatori, cioè nel senso che loro che sono stati, hanno avuto la fortuna, ma la capacità, no? Di stare in questa energia, in questo progetto, diciamo, magari hanno la possibilità anche di fare da facilitatore ai loro compagni o amici che non sono, per un motivo o per l'altro, non sono coinvolti, no, in questo progetto di crescita. E questo li pone proprio come fautori, no, di un futuro migliore, in cui l'idea principale sia quello di costruire e non di andare a decostruire. Bravo. Sì, e abbiamo aperto la scuola settimana, no,
due settimane fa, proprio in accademia per diventare coach per adolescenti o le famiglie, e sono proprio loro che seguo da... Li ho incontrati quando avevo 10 anni, oggi ne hanno 18 e loro si sono iscritti, perché sono proprio loro, soprattutto loro, che qui crediamo molto perché li abbiamo guidati per tanti anni, ma loro lo dicono anche, io adesso voglio portare questi strumenti avanti, perché quello che voi parlate, cioè, è una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Io non so se hai visto il film Tomorrowland della Disney con George Clooney. No. No, lo suggerisco a tutti di vederlo, perché praticamente è la storia di questo ragazzo che è molto particolare, come altri ragazzi del film, che ricevono da piccoli una sorta di medaglietta. Questa medaglietta, che viene data da dei robot che sono dei talent scout, gli permette di vedere il futuro. Ecco, io i ragazzi di oggi, ma in realtà anche alcuni di noi degli anni 80, degli anni 70, persone che hanno una visione un po' più allargata della società, di quello che sta accadendo, cioè riusciamo a metterci a un gradino più alto, ma per vedere, osservare, più che altro siamo osservatori, e riusciamo a dare una direzione diversa alla società in cui viviamo, semplicemente perché abbiamo avuto, tra virgolette, questa medaglietta che ci dà la visione del futuro. Ecco, io questi ragazzi li vedo in questo modo qua, cioè hanno ricevuto per dono, no? Una medaglietta che gli permette di vedere oltre rispetto a quello che possono vedere altre persone all'interno della società. Non so se la pensi anche tu in questo modo. Sì. E vedo che funziona, sono molto grata per questo. E tanti genitori dicono che magari avevo una realtà così e alla mia età così non dovevo mettermi in moto a 50 anni, no? Certo. Quindi sì, credo che sì, sono orgogliosa del fatto che ho potuto portare avanti, o posso, ma non solo io, tanti, questo dono, insomma, per ragazzi di oggi. Ma anche per i genitori, perché abbiamo tanti Certo. bisogni, no? C'è tanto da fare. Ma come dice anche voi, genitori al contrario, cioè ci vuole, sono molto felice che ci sono tanti che si mettono oggi con questa consapevolezza sul mercato, se la possiamo chiamare, tra Sì. virgolette, di fare queste Beh, domande. alla fine è, come dire, il mettersi sul mercato è necessario, nel senso che i progetti, uno, devono essere sostenuti perché altrimenti non si riescono a diffondere. Chiaro, E chiaro. due, bisogna avere conoscenze, no, anche di marketing per riuscire Sì, a far arrivare. arrivare il messaggio. In qualche modo si sta vendendo un messaggio, no? E quindi è importante, e non vederlo in cattiva luce. Il fatto che il proprio progetto sia visto, no? Cerchi di essere portato alla più visibilità possibile, no? E quindi, Chiaro. vabbè, grazie Nan per questo contributo iniziale, perché è importante capire come gli adolescenti di oggi abbiano un grande compito, e i genitori di questi adolescenti lo stesso abbiano questo compito di traghettarli verso il loro futuro, con una visione diversa da quella che si può vedere in televisione, sui media, pessimistica, no? Io ho una visione, abbiamo tutti una visione ottimistica della generazione che sta vivendo ora l'adolescenza, e i nostri figli di 2 anni, 7 mesi, quelli più piccolini, che ancora loro porteranno un altro messaggio, no? Nel Sì, mondo. assolutamente. Sai, è quello che viene visto, anche l'adolescenza viene spesso visto dai genitori, dalla scuola, anche come un periodo di brutto, no? Devo passare mio figlio attraverso l'adolescenza. Cioè, è come se fosse un tsunami. Cioè, Certo. credo che questo anche possiamo cambiare come mentalità, no? Perché credo che l'adolescenza non è solo una sfida, una scoperta per i ragazzi di oggi, ma anche per noi genitori. E se la vediamo come una cosa brutta, l'affrontiamo con molto più difficoltà, come se fosse la vedi come una grandissima sfida per te come genitore, perché devi imparare tanto. E credo che i figli ci insegnano tanto, e anche accompagnare tuo figlio, perché questa è veramente la cosa più importante, essendo coach in tutti questi anni di adolescenza. In modo giusto, tra virgolette, no? Usa gli strumenti che conosci, cresci punto uno tu e tuo figlio e lo guidi in modo migliore, secondo me. E invece di vederlo come una cosa brutta, perché spesso viene un po' descritto così, secondo me è la lezione più grande che puoi vivere come genitore nella tua vita, Certo. di
di guidare il tuo adolescente lì. Quindi è una cosa meravigliosa, no? Certo. Andiamo un po' più nel pratico, Nan. Ma la tua difficoltà nella gestione, cioè ci sono difficoltà nella gestione familiare per portare avanti la tua missione? È chiaro. Sì, a parte che sono olandese, mio compagno olandese, non abbiamo aiuto. Quindi devi trovare un modo di organizzare la vita in un certo modo e a volte mi dichiaro un po' pazza, insomma, in tutto ciò. Quindi, poi, vivendo le cose, le difficoltà anche scolastiche, le opinioni diverse che ho nei confronti della scuola, come gestiscono la comunicazione, io vado spesso in conflitto con questo, no? Quindi, a parte la gestione vita, tempo, organizzazione e tutto, poi dormire poco come questa notte, com'è? E poi c'hai la parte dove entri in loro mondo, dei grandi, no? Dei adolescenti, dove io dico dalla mia punto professionale, dico, cioè, veramente difficile a volte non dire nulla, no? Perché dall'altra parte c'hai io ho un figlio, secondo, è molto, come si dice, contro la società. Un po' come io ero, ok? Però non posso dire non puoi andare a scuola, insomma, cioè, magari perché potrei anche fare homeschooling, ma oggi non ce la faccio, anche quello. Quindi guidarlo di entrare dentro una realtà di cui io faccio un po' fatica. Anche tu come genitore vai abbastanza in conflitto di vedere cosa è giusto, cosa no, dove sono i limiti, dove no, e come lo posso guidare in modo migliore, no? D'altra parte è anche giusto che loro conoscano, non possono cambiare, diciamo, un mondo se non conoscono com'è il mondo. Quindi il fatto che facciano l'esperienza nella scuola pubblica gli permette anche di capire che cosa c'è da cambiare e cosa c'è invece da mantenere. Sì. Quindi, naturalmente, hai parlato dell'homeschooling. Non tutti, no, hanno la possibilità, non tutti i genitori hanno la possibilità di portare avanti bene questo percorso. Tanto poi lo fa la famiglia, la differenza, quando i ragazzi tornano a casa da scuola, che se ci sono stati dei problemi hanno la capacità di fargli comprendere la situazione, no? Di fargli da facilitatore ai ragazzi che magari hanno vissuto qualcosa di particolare nella società, ma se non vivono nella società non possono conoscerla e cambiarla, no? Secondo me. Giusto, giusto. Ma anche noi, essendo un esempio per loro, aiuta tanto la differenza in adolescenza, che non sei più la persona importante, no? Sei la persona più importante per loro, devi essere assolutamente la sicurezza quando tornano a casa, ma comunque il mondo esterno, i loro amici, i loro gruppi, in quel momento della loro vita, è molto più importante. Quindi dipende. Cioè, non è facile gestire questa cosa qui in modo, qui dice, equilibrata, tra virgolette, e a volte devi fare 30 passi indietro per farli vivere questa cosa e farle gestire in modo, come loro lo sentono che sia giusto, che come genitore non è sempre facile. E io lo vedo nella pratica, visto che ho 3 figli completamente diversi, come tu ne hai 4, sicuramente anche tutti diversi, no? Di veramente a volte come genitore, e lo vedo anche nella comunicazione, devi stare molto attenta dove puoi andare a dire certe cose, o dico ok, lo lascio andare, vediamo come cade, perché questo l'ho scritto anche nel mio libro, hanno tanto bisogno di cadere e rialzarsi da soli, e noi possiamo solo guidarli e non prendere la mano, cioè quando sono piccoli sì, ma quando hanno quell'età lì veramente devono affrontare anche quel discorso di società. È importante che sono consapevoli del fatto, anche se una cosa non è giusto, perché questo succede tanto, no? Anche nel mondo scolastico, come lo gestisco, ma tengo dentro di me i miei valori Certo. per il mio futuro. E questo per me anche una delle nostre missioni dentro Unite, è quello di portare ai ragazzi quello. Cioè, non andare sempre contro perché non ha tanto senso, ma capire cosa sta succedendo in modo che tu le puoi cambiare da parte tua. No? Certo. Credo che questo è un punto fondamentale. Ottimo, sì, fondamentale, fondamentale. E senti, diciamo, c'è stato un momento di svolta nella tua vita, di comprensione, diciamo, di questo seguire la tua missione, e quindi hai detto, ecco, ci sono, no? Ho capito, compreso, adesso vado, oppure è stato un percorso graduale di comprensione?
Ma io ho avuto sempre questa missione in testa perché io sono uscita di casa a 14 anni. E, a 14 anni sono buttata un po' per strada, ho vissuto un anno da una famiglia che lavorava da Tony Robbins, quindi sono uscita in un mondo completamente diverso e ho vissuto delle cose nella mia adolescenza con una certa consapevolezza, quindi ho detto se io riesco a fare questo con gli strumenti che mi hanno dato, strumenti che avevo, io da grande vorrei creare questa realtà. Quindi, quindi stai creando quei ragazzi come te praticamente, no? Tu stai formando quei ragazzi che poi faranno il tuo mestiere quando saranno grandi. Sì, speriamo, perché un giorno dovrei smettere anche io, no? Però la missione è sempre stata, e il modo come... E noi lavoriamo con tanti ragazzi anche di 20 anni, no? Che vogliono fare il nostro lavoro, ma hanno tanto fretta. E io credo che con l'esperienza capisci molto di più e come dicevo prima, devi cadere e rialzarti. E io prima di creare Unite, che adesso sono 8 anni, 9 anni fa, ho fatto tanto nel campo per capire okay, qual è la formula giusta per rispondere a... E poi non so se è la formula giusta oggi, però fino adesso sta andando bene, insomma, sta andando avanti. Quindi questo... Tanto purtroppo non c'è nessuno che ci dice bravo, stai andando nella giusta direzione. Però io sono felice se un ragazzo di 16 anni non vuole più andare a scuola e poi dopo 3 mesi mi chiama il preside e dice vada Nan, lui ha deciso di perché ha capito che... Cioè, queste sono le soddisfazioni enormi, ma anche le famiglie con cui lavoro, che si rimettono insieme, c'è più armonia. Cioè, perché l'adolescenza è quel periodo dove loro si staccano da genitori, ma emozionalmente, cioè nella vita stessa, e il genitore non capisce più niente, i figli non si sentono più ascoltati, quindi se noi riusciamo a essere quel ponte tra di loro, per me è un grande dono, insomma. Certo. Poi devo chiaramente lavorarci tanto anche a casa, perché credo che la congruenza in tutto ciò è molto importante. Anche lì io faccio tanti sbagli con i miei figli, no? E spesso la gente dice, ma tu sei coach, non puoi. E assolutamente che posso, perché la mia grande lezione ce l'ho a casa. Se no, cioè, sarebbe troppo, troppo perfetto, noioso tutto quanto per... Cioè, se sarei perfetto non sarei qua, insomma, no? Quindi sì, in qualche modo tutti noi che, no, che lavoriamo nel campo della crescita personale, insomma, stiamo ricercando qualcosa e forse facciamo questo lavoro proprio per questo motivo, perché ci autosollecitiamo, no, alla comprensione di qualcosa che magari per cui altri non si fanno domande. Chiaro. Siamo presi questo compito, diciamo, di... Sì. Sì, e io sono cresciuta così, cioè io non ho avuto genitori di, quindi sicuramente vorresti riempire qualcosa in quel caso lì o farlo in completamente in modo diverso. E credo che fino ad oggi vado avanti così e sta andando bene, sono molto felice insomma di farlo tutti i giorni. Senti una cosa, ti voglio fare l'ultima domanda. Cosa suggeriresti a un genitore che vuole fare un cambiamento, che sia a livello relazionale in famiglia, che sia a livello suo progettuale, no? Cosa gli potresti dire? Un cambiamento riguardo cosa? E appunto, potrebbe essere un cambiamento relazionale in famiglia, cioè vuole modificare alcuni aspetti delle relazioni in famiglia, oppure un cambiamento proprio legato a un progetto di vita che magari ha nel cassetto da un po' e non è mai riuscito ad avere lo spunto per portarlo avanti. Diciamo un cambiamento verso il meglio, perché è in una situazione in cui si sente un po' stretto, ecco. Credo che il primo passo che puoi fare è ascoltarti e lavorare, io dico sempre ballare con la paura, trasformare queste paure in azione. E se vogliamo fare un cambiamento nella nostra relazione, nella coppia, nella casa, prima riguardare noi, riflettere su quello che stiamo facendo veramente, riprenderci di prendere quel tempo per vedere ok cosa voglio veramente e poi andare, perché se no non hai solo una vita, dico, no? E qualsiasi progetto sia, come dicevamo prima, collaborare, di iniziare da lì, è già il primo passo, è chiedere una mano.
e questo credo che anche i genitori spesso si devono mettere in discussione, fanno molta fatica, perché si vergognano o dicono no perché deve essere in un certo modo, o scelgono più la strada più sicura invece di dire ok, cosa sento io veramente. Cioè, spesso con le mamme quando lavoro devi fare cosa dici tu intuito come madre, no? Ce l'abbiamo tutti, come anche papà ce l'hanno, cosa viene fuori da lì, e rispondi su quello invece di farti influenzare da mezzo mondo, insomma, per qualsiasi progetto che fai. Perché credo che se la tua missione è quello e ascolti quel flusso lì, va automatico, con tante difficoltà, però se così arrivi, no? Se importante senti avanti. Che non puoi non andarci, ecco. Diciamo che è vero che ci sono dei muri, ma sai che senti che quella è la strada e quindi non puoi non proseguire nonostante le difficoltà che ci possono essere. Sì, e credo che l'universo l'ha già deciso per noi. Cioè, è solo chiedere e andare, ascoltare, fermarti. Non c'è un binario dritto, solo da Trenitalia magari, no? Però nella vita credo che è proprio questo, fermarci, capire se, come dico dei adolescenti, dobbiamo cadere e rialzarsi, è la stessa cosa che dobbiamo fare noi. E se non lo facciamo, non viviamo pienamente la fisicità e felicità, che non possiamo neanche sempre avere al 100%, però essere in linea con quello che vogliamo ci porta a una certa leggerezza. E certo. Se parlo dei genitori di oggi, ma anche le persone in generale, portano un peso. E anche quello, se tu non hai elaborato certe cose nella tua famiglia, nella tua educazione, nelle generazioni passate, è molto difficile fare genitore. Certo. E credo che è un mestiere alla fine. E se io voglio essere un bravo genitore, devo capire come sono cresciuta io, cosa c'è, cioè noi lavoriamo molto sul discorso sviluppo del cervello, cioè tutte queste cose qui, è molto importante, l'epigenetica, capire tanto per, poi magari è un po' troppo studioso la cosa, ok? Però per fare un passo, credo che devi prima capire molto di più chi sei tu. No, diciamo che come ci insegnano la storia a scuola, voglio dire, e ce la insegnano a ogni ciclo la stessa, direi che possiamo anche introdurre, no? Qualcosa di più utile, no? Visto che la storia che ci sta che è raccontata, insomma, è parte della verità, no? E quindi non vedo perché l'epigenetica, no? La comunicazione, l'empatia, l'emozione non possa essere oggetto di studio, no? Già dalle elementari, no? Sì, quindi, sì. Sì, e siamo troppo abituati, e noi la vediamo anche con i ragazzi che vengono da noi, di pensare da soli. Sì. Io l'ho sempre detto ai miei figli, amore, usi il tuo cervello, se tu pensi che è nero, sarà nero. O ci avrà una ragione per pensare che sia nero, no? Certo. Ma se tu automaticamente segui il flusso dei pensieri, ma anche noi come genitori, perché dicono che a 2 anni devi parlare, a 7 mesi devi fare questo? Cioè, logica, dov'è la logica? Dov'è il nostro voce? E questo credo anche per il buon sviluppo dei tuoi figli, cioè non, come si dice, per buona educazione, falli pensare prima loro, poi vai in discussione, bello questo, anche sul livello di comunicazione, no? Certo. Oh, questa mossa. Viene, secondo me viene oggi fatto troppo la seguiamo perché la società dice che è giusto. Certo. Come dicete, cioè, dite anche voi, per questo sono felice che ci sono tante persone che adesso si stanno mettendo in moto, svegliandosi proprio per forse non è sempre quello che viene detto, viene scritto, viene fatto, insomma. Sì, perfetto. Grazie Nal, perché questo contributo è importante, soprattutto perché noi non abbiamo pochissimo affrontato il discorso adolescenziale, sia nelle interviste sia nei libri, naturalmente, perché la nostra esperienza è con bambini al momento che sono ancora piccoli nella prima fase della vita, e quindi è importante che i genitori che ci stanno seguendo si preparino, no, alla fase adolescenziale, oppure, no, possano già fare delle considerazioni se sono nell'adolescenza come età dei figli. Volevo solo chiederti dove le persone possono andare a chiedere maggiori informazioni o a trovare maggiori informazioni sul tuo progetto di Unite. Credo che per genitori il canale migliore è genitorinazione.it.
lì trovano tutto, su quelle che facciamo per ragazzi, quelle che facciamo per i genitori, gli eventi che facciamo, i workshop, i video corsi, tutto quanto, insomma, okay. Quindi se hanno voglia di... E chiaramente, e poi leggere il libro sarebbe utile per rispondere sul livello pratico. Sì. Ai ragazzi di oggi, credo che questo è un libro molto semplice, molto pratico, secondo me. Su quelle che mi dicevano. Sì, è vero, assolutamente. Portando l'esperienza proprio dei ragazzi è assolutamente pratico, cioè è vero, assolutamente vero, perché è la loro testimonianza, no? Di quello sì, che sì, sono tutte storie vere. E questo è... e a volte mi spavento, a 10 anni mi raccontano delle cose e dico wow. Già a 10 anni, cioè, non dobbiamo aspettare troppo tempo, insomma, come genitore è sempre un periodo di evoluzione, di prima che inizi meglio è, ma non per prevenire, proprio per guidarli in modo migliore quando ci sono anche difficoltà, no? Certo. Nan, grazie per questo tuo contributo, e con tutti quelli che ci stanno seguendo. Ci vediamo la prossima settimana, il lunedì sapete che escono le nostre interviste, seguiteci sul nostro sito genitorealcontrario.it e su YouTube, su Facebook, quindi cercateci, perché ogni settimana c'è un contributo di un professionista, di un genitore che porta la propria esperienza di vita con i propri figli e con le altre famiglie con cui viene in contatto. Quindi grazie, ciao, grazie Nan. A te Federico, fantastico quello che fate, quindi faremo il meglio di condividerlo anche io. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao, buona giornata.